Diamo il ben tornato a Daniele Signorini, cofondatore dell'associazione Piantumazione Selvaggia. Buonasera, benvenuto. Buonasera Barbara, grazie mille. Ti abbiamo già avuto come ospite qualche mese fa per parlare della vostra bella associazione che è nata nella provincia bresciana, un'associazione che principalmente si occupa di piantare piante, quindi un bellissimo messaggio. Come è nata in voi l'idea di dare vita a tutto ciò? Sì, allora la nostra è un'associazione di volontariato che si occupa di riforestazione urbana. Praticamente andiamo a riportare le piante all'interno delle città, che è il luogo dove appunto ce n'è più di bisogno, per tutti i benefici appunto che apportano le piante a quello che può essere un contesto urbano, quindi dal filtraggio dell'aria a favorire, diciamo, di evitare le zone di calore, quindi abbassando la temperatura all'interno delle città. E durante i nostri eventi creiamo anche di amalgamare anche l'aspetto sociale, appunto, integrando vari contesti, appunto persone, facendole conoscere, cercando di toccare, diciamo, tutti quelli che possono essere i vari settori, appunto, ambientali. Ecco, siete sempre operativi, un sacco di iniziative appunto per divulgare questi messaggi sul territorio, con le scuole. Sì, cerchiamo appunto di anche la parte sociale, quindi andiamo molto nelle scuole, negli asili, scuole di vario grado, per appunto promuovere quello che è la sensibilità ambientale, ma correlata a un qualcosa di fare praticamente, nel senso che non ci si può limitare a parlarne ormai di surriscaldamento globale, di quanto le piante siano importanti, ma bisogna anche insegnare fin dalla piccola età che bisogna intervenire sul territorio, che ognuno è proprio piccolo può contribuire a quello che è, diciamo, la salvaguardia del proprio comune. A grandi linee, quanti alberi avete piantumato in questi anni di attività? Penso che, diciamo, a grandi linee siamo intorno alle 2000 piante su vari comuni, soprattutto nel bresciano, ma siamo intervenuti anche nei comuni di Lodi, Piacenza, e dovremmo andare anche in Liguria, non ricordo bene il paese, comunque dalle parti di Albenga. Stiamo cercando di espanderci, comunque puntiamo alle 10.000 piante nel giro di qualche anno. Ultimamente però avete ampliato ancora di più i vostri orizzonti, sempre all'insegna della sostenibilità. Infatti da pochi giorni, insomma, sono entrate a far parte della vostra grande famiglia anche delle pecore, che hanno un ruolo molto importante. Sì, come appunto giustamente dicevi, il discorso ambientale spazia 360 gradi. Noi abbiamo cominciato con le piante, abbiamo capito che quello che c'è da fare è molto più ampio, quindi c'è un discorso di tutela ambientale, di salvaguardia, e il nostro progetto adesso comprende varie aree, tra cui appunto il discorso degli animali. Abbiamo cominciato con le pecore perché il nostro obiettivo è quello di riuscire a tenere sfalciati i prati dove abbiamo appunto piantato le piante con gli animali. Perché? Perché siamo una delle poche associazioni che si prende cura delle zone appunto dove abbiamo piantato le piante per i primi 3 anni, perché è inutile piantare un sacco di piante se poi non c'è un discorso di manutenzione negli anni successivi, in cui la pianta appunto ha bisogno di sostegno per attecchire. Quindi abbiamo pensato, visto che già siamo a presidiare quelle che sono le zone dove abbiamo messo a dimora le piante, perché invece che utilizzare dei cespugliatori e macchine appunto che, ahimè, inquinano per tagliare l'erba, non proviamo a utilizzare degli animali. E quindi abbiamo deciso di provare, di iniziare questa esperienza acquistando tre pecore di razza Brogna, che è una razza, diciamo, tipica della zona di Veronese, Vallessinia e delle valli appunto circostanti, che si caratterizza per la qualità della lana, perché ovviamente non facendo un allevamento ci piacerebbe anche, dopo quello che può essere, diciamo, un sottoprodotto che è quello della lana per la pecora, poter appunto vendere per ovviamente acquistare nuove piante. E quindi abbiamo selezionato questa pecora, che è l'unica in Italia, se non sbaglio, di cui c'è un consorzio, si chiama appunto Consorzio della Pecora Brogna, di cui appunto i soci possono conferire la lana, perché viene poi filata da delle aziende biellesi. Benissimo, davvero molto interessante questo, come anche altri progetti di cui ci hai parlato. Magari ci ritroveremo tra qualche mese per parlare di altre novità, Daniele. Sì, dopo le pecore, quello a cui vogliamo puntare, ve lo anticipo già, sono le api, che è un altro argomento molto importante e molto ampio, quindi speriamo di vederci la prossima volta, oltre che con le pecore, anche con le api.
Grazie davvero, buon lavoro a Daniele Signorini, cofondatore di Piantumazione Selvaggia. A presto. Grazie mille a voi, grazie mille per l'invito. A presto.